Eccoci qua amici, io sono Lollo e io sono Cri. Benvenuti come sempre nel nostro canale e ovviamente nel nostro garage. Col video di oggi andremo a fare un piccolo lavoro sulla 600. Quindi non ci dilunghiamo e andiamo subito al video. Allora, eccoci qua, andiamo al motore della macchina. Oggi andiamo a pulire un po' di sensori della 600. Quali sensori andremo a pulire? Vabbè, il corpo farfallato, che è questo della cassa filtro, il devimetro o map sensor, che è qua sotto, e se riusciamo andiamo a pulire le due sonde lambda, quella alta e quella dopo catalizzatore. Quindi ora mi vado a mettere i guanti, vado a tirare giù la cassa filtro, così arriviamo a il corpo farfallato. Ok, allora, coperchio punteria tolto e un po' di brutte parole scese. Visto che mi sono rimasti i supporti, uno no adesso, della cassa filtro incollati al coperchio punteria. Infatti sono fusi perché si è fusa la vernice, cioè la vernice. Si è squagliata la vernice, l'ho usata pochissimo, l'ho fatta anche scaldare, l'abbiamo mossa dal garage e questo è il risultato. La vernice si è ammorbidita e la cassa filtro si è saldata, praticamente saldata, si è incollata nei punti dove andava a toccare quei due gommini, che non sono gommini ma sono dei piedini, tipo, che vanno a appoggiarsi qua. Quindi mi si è rovinato ancora di più il coperchio punteri, ma vabbè, tanto lo andrò a rifare più avanti. Ok, ritornando al video di oggi andremo a pulire questo, il corpo farfallato e questo che è il map sensor, o chiamato anche debimetro. E poi andremo a vedere se riesco a tirare giù le sonde lambda, sperando di riuscirci, perché sono in un posto scomodo e sono avvitate male. Quindi ora vado a togliermi il cavo dell'acceleratore, queste tre viti qua che tengono il corpo farfallato, e lo smonto. Ok, allora, adesso sto andando a smontare il corpo farfallato. Una cosa vi volevo dire. Io lo sto smontando perché mi viene più comodo, ma volendo si può anche pulire da montato. Basta prendere o i prodotti per pulire il carburatore e spruzzarcelo, ma questa cosa non è che mi vada molto a genio, perché poi tutto lo sporco che togliamo se ne va in aspirazione, e l'aspirazione non è facile da, mi si è pinzato il guanto, non è facile da pulire tutta completamente, anche i collettori. Quindi io preferisco smontarla, si può far benissimo da montata, spruzzando, anche tenendo la farfalla aperta, basta che andiamo a pulire dove la farfalla va a chiudere. Io la smonto perché mi trovo un po' più comodo, tanto sono tre viti, basta togliere il cavo dell'acceleratore, tre viti e i due spinotti del motorino del minimo e quello il sensore posizione farfalla. Una volta tolto il coperchio punterie sale, cioè il coperchio punterie, il corpo farfallato sale, e possiamo tranquillamente metterci a banco e dargli una bella pulita. Ok, allora, adesso ve lo faccio vedere da più vicino. Questo è tutto lo sporco che c'è, sia nel passaggio
l'aria al minimo, che è questo qui, sia in quello dove passa l'aria quando acceleriamo, sia di qua che di là. Ora con un prodotto per pulire carburatori con questo prodotto qui per pulire carburatori e corpi farfallati, vado a pulirlo. Una cosa che vi dico, occhio quando usate questi prodotti perché escono fuori a una pressione elevata e schizzano ovunque. Infatti io ho lavato ovunque il banco e mi sono lavato anch'io. Allora, l'ho spruzzato un po' qui nella farfalla da pulirla un po', anche qua sotto. Adesso con uno straccio e un piccolo cacciavite andiamo a togliere un po', a fare un po' il lavoro di filo. Ok, ora l'abbiamo un po' pulito ovunque, sia la battuta, lì infatti è un bel po' più pulita. E ora che l'ho pulito, vado a dargli una veloce soffiata con il compressore in maniera da togliere il più grosso e poi non lo andiamo subito a montare, ma lo lasciamo un attimo qui così. Essendo che evapora molto velocemente, lo lasciamo qua, così si asciuga bene, si tolgono ogni un po' di si asciuga e poi possiamo andare a montare. Nel frattempo andiamo a pulire il map sensor o chiamatosi anche devimetro e poi andiamo a vedere se riusciamo a pulire anche le sonde d'Landa. Ah, una cosa, quando fate questi lavori con questi prodotti smettetevi una vaschetta, eh? Se non lavate dovunque. Ok, corpo farfallato soffiato. Sono andato anche a mettere un po' di spray contatti nei due sensori così sono sicuro che sono puliti e sono protetti anche dall'ossido. Poi lo andrò a fare anche sugli spinotti sulla macchina. Ora spostiamoci a staccare il devimetro. Ok, allora eccoci qua nel vano motore, qua è dove c'era il corpo farfallato. Occhio a questa guarnizione, non toccatela se non la volete cambiare. Io vedo che è messa discretamente bene, quindi non la vado neanche a toccare. Il debimetro o map sensor è questo qui. Qua abbiamo, vabbè, questo non so cosa sia, devo informarmi, però qui abbiamo il nostro debimetro. Andiamo a staccare lo spinotto, le due viti e poi andiamo a pulirlo. Però occhio perché il debimetro è molto delicato, quindi poi vi faccio vedere come pulirlo senza distruggerlo. Ok, ecco qua il debimetro giù dalla macchina. Questo qui è il sensore che va a misurare quanta aria entra nei collettori d'aspirazione e anche, se non mi sbaglio, la pressione che c'è dentro il collettore d'aspirazione. Che poi lì, vabbè, li manda alla centralina e la centralina poi, in base a questo dato mandato da questo sensore e dalle sonde Landa, decide la carburazione. Quindi adesso con il solito prodotto di prima, da non troppo vicino, gli andiamo a dare una bella spruzzata, da almeno da togliere tutti i residui di vapori olio che si sono appiccicati sopra.
Devi metterlo pulito, non andateci troppo vicino, se no lo distruggete e poi vi tocca cambiarlo. Ora, sempre da lontano, gli vado a dare una veloce soffiata per togliere il più grosso del prodotto. Poi lo lasciamo insieme qui al farfallato a farlo asciugare. Ok, allora ragazzi, ho provato a tirare giù le sonde d'Alda, ma non ci riesco. Ok ragazzi, ho provato a tirare giù le sonde d'Alda, ma non si ci riesce. Sono ben strette, ben attaccate con un po' di ruggine, un po' di ossido, quello che hanno fatto nel collettore. Cioè, nel collettore e nel catalizzatore. Quindi, visto che non ci riesco e anche non ci riesco perché la chiave tende ad allargarsi, e non le vado a smontare, vado solo a provarle. Come vanno provate le sonde Landa? Dentro ci sono 4 pin, due sono il sensore e due sono un preriscaldatore che funziona quando la macchina è al minimo. Se quelle non funzionano, ovviamente la sonda Landa si deve scaldare con il calore del motore e i primi minuti, i primi secondi anche magari, perché il fuoco scalda molto e di gas di scarico, non riescono a leggere bene i gas di scarico. Quindi basta prendere un tester e misurare col tester se c'è continuità e soprattutto su uno ci deve essere la resistenza che dovrebbe essere il sensore. Adesso vado a prendermi il tester e lo testiamo. Allora, quindi adesso andiamo a metterlo prima su test di continuità e andiamo a provare. Ok, questo dovrebbe essere allora il sensore. Infatti c'è 3.7. Questi due qua suonano. Ok, puliti gli spinotti delle sonde Landa, adesso le ho collegate. Adesso vado a montarmi il debimetro e poi il corpo farfallato. Ok, corpo farfallato, debimetro montati, tutte le spine, quelle del motorino del minimo, del sensore posizione farfalla e quella del debimetro le abbiamo pulite, le ho soffiate,
Le ho attaccate, ho attaccato quelle delle sondalanda. Ora non manca che provare a mettere in moto il motore e vedere se parte. Mi raccomando, quando lo mettiamo in moto la prima volta, dopo magari aver toccato la farfalla, non dovrebbe, ma in caso lasciamola, farà l'adattamento del cioè farà l'apprendimento della farfalla. Significa che il sensore si setterà, magari il minimo si andrà a regolare un attimo. Lasciamola magari un 10-5 minuti al minimo, tranquilla. Ok, allora, l'ho lasciata un po' in moto. Qua vedete che sale del fumo, ma è il WD-40 sul catalizzatore che si sta asciugando. Adesso lo lascio fumare ancora un po'. Poi lo andrò magari un attimo ad asciugare per togliere il più grosso, visto che ce n'è un bel po'. Come avete visto, la macchina tiene il minimo, non mi ha chiesto di non aver acceso lo spiammotore per fare segnalarmi che c'era da attaccare al computer per fare il registro farfalla. Quindi adesso niente, possiamo andare a rimontare la cassa filtro e la macchina è pronta. Ci vediamo poi alle conclusioni del video. Eccoci qua amici, come avete visto il video è giunto al termine, quindi le ultime considerazioni da parte di Cree. Ok, abbiamo pulito il debimetro e il corpo farfallato. Volevo pulire anche le sonde landa, ma come avete visto non ci sono riuscito a tirarle via. Erano ben inchiappate dentro al catalizzatore, quindi le ho lasciate perdere. Le ho testate, a quanto pare sono tutte e due un po' andate. Poi un domani le cambieremo, tanto adesso la prima il sensore funziona, non funziona il riscaldatore. Vabbè, avrà un po' il minimo irregolare, ma in verità adesso che ho pulito il debimetro e il corpo farfallato sta anche meno al minimo, cioè si abbassa subito il minimo dopo poco che è in moto. Bene, e vi ricordiamo che se il video vi è piaciuto, un like e un commento sono graditi e iscrivetevi, è gratis. E qui sotto in descrizione trovate tutti i nostri link dei nostri social. Ovviamente attivate la campanellina per essere sempre aggiornati per quando uscirà un nuovo video. Ora un saluto da Lollo E da qui. e ciao, Ciao! alla prossima!